Dovevano essere ore decisive, ma slitta a martedì la decisione finale. La Robur spera ancora nella Serie B. Stai male? Ti guarisco io. Altre rivelazioni del medium della Valdelsa. MPS torna a fare capolino, la preoccupazione per l'esecuzione del piano di ristrutturazione da parte di molti lavoratori. Roberto Benigni, ospite d'onore nell'aula magna dell'Università Pestranieri in Cantasiena, leggendo Dante. Tutto questo e molto altro ancora all'interno del nostro TG. Buonasera dalla redazione di Radio Sena TV. Apriamo con la Robur. Doveva e poteva essere oggi il giorno per decidere se il Siena era ripescato o meno in Serie B, ma il collegio giudicante ha deciso di rimandare la decisione finale a martedì. Un rinvio però che sembra lasciare intendere che il collegio giudicante, il collegio quindi di garanzia del CONI, per quanto riguarda il reintegro del format a 22 squadre, abbia già preso una decisione. Decisione che potrebbe anche spalancare le porte per la Robur Siena, ma il verdetto finale arriverà comunque martedì, tra l'altro martedì, lo stesso giorno in cui le contrade si riuniranno per stabilire se fare o meno il palio straordinario. Si prospetta dunque un martedì da colpi di scena. Cambiamo argomento, torniamo a parlare del medium di Colle Valdelsa. Ieri mattina siamo andati a trovarlo dopo che da alcuni giorni in città e anche in provincia erano presenti dei volantini che invitavano a contattarlo in caso di preoccupazioni, fortuna, avversa, malattie. Vediamo un altro estratto dell'intervista. E rilascia la fattura? Sì, a tutti. E se io vengo e non ho disponibilità non posso lasciarle niente, magari non voglio lasciarle niente. Me lo dai quando vuoi, se vuoi, se puoi, se sei contenta. Io così lavoro. E risolve il malocchio. Il malocchio è stare male, essere nervosi, depressi, ansiosi. E come si guarisce un malocchio? Ci sono delle formule. Cos'è una formula? Lo dica lei. In materia? No. No. Una formula è delle parole che noi conosciamo, delle formule. Quindi lei non è disonesto. Io non mi sento disonesto, io con la mia coscienza mi sento a posto, appostissimo. Benissimo. Non ho fatto niente di male, non c'è nessuno che gli ho fatto del male, ma io non lavoro con la magia nera. Bene, però facile. C'è scritto nel suo... Sì, sono un esperto conoscitore di magia bianca, nera e rossa. E la differenza qual è tra queste tre? Il bianco sono sempre energie positive, il rosso riguarda l'amore, il nero al malocchio, alle fatture, ai malefici. Per lei non esistono, vero? Per me no. E questo era un estratto dell'intervista realizzata dalla nostra giornalista Bianca Maria Oliveri. Un ascendente, quello dei medium, scusate, i chiromanti in Valdelsa, molto forte. Basti pensare che alcuni mesi fa si è registrato il suicidio di una donna vittima proprio di una truffa perpetrata da un finto guaritore. I dettagli nel servizio di Filippo Tecci. Non sono un guaritore ma un chiromante, diceva ieri il medium Zenith, dall'ultimo piano di un palazzo in via Montorsoli a Poggibonsi, piano centro storico a pochi passi dal commissariato. Il chiromante si definisce esperto conoscitore della magia bianca, nera e rossa, è possibile apprendere questo e molte altre cose nei diversi volantini che tra le altre ha diffuso anche a Siena. Che piaccia o meno, che ci si creda oppure no, la chiromanzia, cioè l'arte di predire il futuro, rimane una pratica ambigua, si fa presto a sconfinare nel raggiro, nell'inganno, nell'approfittarsi delle difficoltà altrui, semplicemente per denaro. In pratica quello che accadde a Tiziana Maurizi, la donna che lo scorso 27 aprile nella zona del Cassero di Poggio Imperiale a Poggibonsi aveva deciso di togliersi la vita dandosi fuoco, una volta trasportata al centro Grandi Ustioni di Pisa, per Tiziana Maurizi non ci sarà niente da fare. Il gesto disperato sarà motivato dalla 62enne attraverso una lettera in cui scriveva di aver pagato una grossa cifra di denaro ad un santone per curare il marito malato. Successivamente gli investigatori hanno individuato una straniera residente in provincia di Siena, indagata per truffa continuata ed aggravata. Una figura, quella del santone, non estranea al medium Zenith. Qual è la differenza tra ciò che fa lei e quello che sarebbe stato fatto alla signora di Poggibonsi? E quella gliel'ha fatto un incompetente zulu africana di dovere. L'ho sentita nominare, molta gente si lamentava di questa. Molta gente. Ma da molti anni. Sì, per me è pericoloso, perché una che non sa come lavorare.
Le indagini nel frattempo proseguono per far luce su chi e come abbia truffato Tiziana Maurizi, portandola al gesto più estremo. E torniamo adesso invece a parlare dell'ex fornace di Arbia Scalo. Non è la prima volta che ce ne occupiamo. A marzo, infatti, eravamo proprio stati nella zona testimoniando il grido degli abitanti. Vediamo. È l'ex fornace laterizia d'Arbia Scalo, il sito industriale posto da ieri sotto sequestro dalla Guardia di Finanza. L'area, individuata anni fa dalle pattuglie in servizio di controllo del territorio della Compagnia di Siena, era stata segnalata all'autorità giudiziaria per presunte violazioni in materia di rifiuti pericolosi. All'interno del recinto, oltre a rifiuti speciali e non, tra cui pneumatici fuori uso, gli esausti per motori, bombole di GPL, macchinari e parti di esse, rifiuti da costruzione, le fiamme gialle hanno rivelato la presenza di un fabbricato dismesso, avendo una tettoia in cemento amianto in evidente fase di sfaldamento e diverse lastre accantonate all'interno dello stabile con probabile rilascio di polveri nocivi per la salute e per l'ambiente. Radio Siena TV si era occupata più volte delle condizioni di tale edificio, raccogliendo anche le voci preoccupate dei cittadini della zona. Vi riproponiamo allora qualche testimonianza. Secondo me qui l'unico sistema per sbloccare un po' è capire intanto l'urgenza della situazione, perché insomma mi sembra abbastanza evidente: finché il tetto era integro, grossi problemi forse non ce n'erano. Anche ora probabilmente non è un investimento così spaventoso come inizialmente sembrava, perché ci sono delle vernici che possono bloccare isolandola, quindi non è necessario fare degli investimenti pazzeschi. La priorità è la salute delle persone che ci abitano, per cui una volta capito che c'è un fallimento, se più o meno mi ricordo bene, insomma, per cui non è di nessuno, ci sarà un decreto d'urgenza da poter richiedere, un provvedimento urgente da poter richiedere a tutela della salute di chi vive qui, altrimenti qui diventa veramente impegnativa la faccenda, insomma. Passiamo adesso a Banca MPS. Sono tornate a fare capolino le preoccupazioni per l'esecuzione del piano di ristrutturazione. Ne abbiamo parlato con Stefano Carli di Fisac CGL, Gruppo MPS. È un piano che dura 5 anni, prevede una forte riduzione sia della rete filiali, circa 400 filiali, che di 5.500 lavoratori da qui al 2021 per tutto il gruppo Montepaschi. Quanto riguarda il personale, ci sono degli obiettivi puntuali da dover raggiungere. Da qui a fine anno sicuramente verrà riaperta una procedura di esodo volontario. Noi abbiamo il fondo di settore con cui gestiamo esclusivamente tutte le criticità dal punto di vista del personale, e quindi apriremo sicuramente una procedura per un'uscita di altri colleghi da qui sicuramente a fine anno. È ovvio che il lavoro delle organizzazioni sindacali è molto vicino a quello che fanno i lavoratori, noi siamo vicini ai lavoratori e sentiamo gli umori. I risultati stanno arrivando dal punto di vista economico, c'è un utile semestrale di 288 milioni che in ogni caso da un certo punto di vista dà un certo tipo di tranquillità e di sicurezza su quello che sta avvenendo, sul fatto che il percorso è tracciato e è tracciato nella maniera giusta. Ovviamente il piano di riduzione sia delle filiali che di colleghi non è assolutamente indolore, vengono abbandonate per quanto riguarda la chiusura delle piazze, anche delle piazze proprio storiche da parte di Banca MPS, con un forte disagio anche dal punto di vista della popolazione e anche sociale. Per quanto riguarda colleghi, ovviamente qualsiasi piano come questo di riduzione porta delle criticità, le criticità sono spesso sulla mobilità sia territoriale che professionale dei colleghi. E sul fronte lavoratori a preoccupare anche la situazione dei lavoratori di Sei Toscana, dura la presa di posizione da parte del sindacato sui licenziamenti, il servizio di Matteo Borzi. Sei Toscana, il gestore del ciclo dei rifiuti per lato Toscana Sud, che comprende 104 comuni delle province di Arezzo, Siena, Grosseto e del comprensorio di Piombino della Val di Cornia, ha proceduto a un vero e proprio licenziamento nel periodo estivo nei confronti di centinaia di lavoratrici e lavoratori che svolgevano da quasi 10 anni lavoro fisso e ricorrente, pur essendo inquadrati con rinnovi di rapporti di lavoro a tempo determinato o di somministrazione, afferma la CGL. È inaccettabile che Sei Toscana, si legge
legge nella nota, motivi strumentalmente tale scelta come conseguenza dell'approvazione da parte del governo del cosiddetto decreto dignità, che non prevede questo automatismo. La CGIL ribadisce inoltre la necessità di arrivare al più presto ad un accordo che leghi piano industriale, dotazione organica e percorso di stabilizzazione, in modo da garantire qualità del servizio e del lavoro. Gravi sono le responsabilità politiche di Ato Toscana Sud, afferma ancora la CGIL, dei 104 comuni che la compongono assieme ai vertici aziendali, rispetto a una mancata programmazione e un solido piano industriale. È inaccettabile che a pagarne le conseguenze siano i lavoratori, con la perdita del posto di lavoro, e i cittadini che si vedono aumentare le tariffe a fronte di un servizio sempre più carente. La portata dell'avvertenza per il tema che affronta il ciclo integrato dei rifiuti urbani e per il numero dei lavoratori coinvolti merita e necessita dell'attenzione della stessa istituzione regionale. Se il confronto previsto per il 12 settembre tra le organizzazioni sindacali e l'azienda non otterrà risultati soddisfacenti, la CGIL e le categorie coinvolte ed interessate intensificheranno la loro iniziativa e mobilitazione. Cambiamo ancora argomento. Roberto Benigni, ospite d'onore nell'aula magna dell'Università per Stranieri, in Cantasiena, leggendo Dante. Vediamo il servizio. Si concluderà domani il 23° congresso AIPI, che ha scelto come città ospitante Siena e organizzato dall'Università per Stranieri, che ha registrato la partecipazione di oltre 300 studiosi di lingua italiana. Tra i vari tavoli di lavoro, incontri, eventi come tema principale le vie dell'italiano, mercanti, viaggiatori, migranti, cibernauti e altro, percorsi e incroci possibili tra letteratura, lingua, cultura e civiltà. Non si può non citare quello con Roberto Benigni, attore, comico e regista da Oscar, che ha animato ieri pomeriggio l'aula magna dell'Università per Stranieri con la lettura e l'interpretazione dell'ottavo canto dell'Inferno dantesco, emozionando tutti i presenti. Qui di seguito un estratto. Io non so come dimostrare la gioia e l'esuberanza che ho di essere qua, su quelle occasioni, anche se mi ripeto che avrei voglia di essere un cagnolino, farvi vedere la coda dietro che fa così, avrei voglia di saltare addosso a ognuno di voi, proprio in braccio, per dimostrarvi quanto sono contento di essere qui, in questo luogo, a Siena. Non ci dilunghiamo sulla città, vero? Adesso noi siamo qua a fare Dante, non mi metterò a fare l'esegesi perché... colui che è meno preparato fra di voi ne sa molto più di me, quindi noi andiamo, sicuramente non ci annoieremo, non ovviamente per me ma per Dante, e soprattutto per questo canto. Come ha accennato il professor Cataldi, è il canto dell'ira, ma non solo dell'ira, è un canto che dentro non potete sapere com'è bello, è il canto che a me mi ha fatto saltare sulla sedia, ho fatto 3 o 4 applausi a scena aperta da solo mentre lo leggevo. Mi sono innamorato della Divina Commedia, che mi stava un po', stavo facendo fatica nei primi 7 canti. Arrivato a questo canto non potete sapere l'esuberanza è bellezza. Adesso torniamo ad una vicenda che avevamo seguito alcuni mesi fa, dopo infatti l'inchiesta realizzata proprio da Sena TV, che denunciava il degrado in Piazza d'Armi. La Lega si è espressa in merito, i cittadini lamentavano un degrado in forte aumento, cicche, cartoni, bagni pubblici che fanno da ricovero per senza tetto, aiuole sporche, un dormitorio a cielo aperto, ma vediamo. Intanto la Lega interviene qui sul posto e ha ascoltato tutti quanti. La situazione è chiara e, a quanto mi hanno detto, purtroppo è cambiato ben poco da parecchi mesi a questa parte. Quello che si può fare noi come consiglieri comunali è fare da tramite, da portavoce con la giunta e gli assessori incaricati di occuparsi di queste cose, e verrà fatto senz'altro. E quello che servirebbe veramente sarebbero, a mio avviso, telecamere che farebbero sicuramente da deterrente per chi usa le aiole come bagni pubblici o usa le panchine come bivacchi, e un controllo un po' più serrato con sanzioni a ripetizione. Secondo me si potrebbe far molto per migliorare. Questa zona va riqualificata in tutti i modi, perché è l'unico centro di ritrovo per famiglie, bambini, c'è un parco meraviglioso. Dobbiamo assolutamente far qualcosa perché queste persone tornino a essere felici e orgogliose della zona in cui vivono. Abituatevi, questo accadrà molto molto spesso, io raccolgo informazioni qua e là, la gente mi chiama, sa che io giro tanto, faccio molte domande, quindi sono le persone, dei cittadini stessi che vengono a cercarmi, e io non perdo occasione per far qualcosa per la mia Siena. Io sono qui per Siena, quindi abituatevi, mi vedrete spesso, ci vedrete spesso.
Ed ecco cosa ne pensano i cittadini, vediamo. C'è delle persone ubriache, so si vede, sono extracomunitari, io di dove sono, so, che fanno tutti i suoi bisogni, so, nelle panchine la mattina presto vanno là nelle piazzole, bevono, fanno anche i suoi bisogni qualche volta. E poi una sera a me uno di questi mi entrava anche in casa, chiamai il 113, arrivò, la pattuglia disse: signora, noi non si può intervenire, si manda via, si allontana, non si può fare niente. Però è tutto un seguito, guardi, e so un gruppo, a volte quando so di più, se di meno, dormono le panchine lì, buttano tutto in terra, la mattina lo spazzino lo potete testimoniare. Dalle bottiglie di vino, birra. Dalle bottiglie di vino, di birra, tutto buttano in terra. Un'indecenza. Ma per quello che mi riguarda, io sto qui e quindi frequento questa zona da 25 anni e il degrado che c'è ora non sarà mai avvertito, un degrado di questo genere. Basta guardare quella viola là che è diventato, diciamo, un WC all'aria aperta, e poi il degrado che ha i giardini, e io penso che in questi giardini riuniscono quantomeno un centinaio di bambini tutte le sere, e pomeriggi, mattine, sempre frequentato da bambini, quindi dovrebbe essere tenuto, penso io, in ordine, molto più in ordine di ora. Nella panchina qui tutto l'estate le accoppiano queste panchine, ci dormono, buttano le cartacce per terra, ogni ben di Dio, bicchieri di plastica, insomma, chi c'ha il nipotino, chi la nipotina, chi... Non è bello questo, è una sporcizia, ma non è colpa di nessuno. Un pochino più di ordine e insomma anche per Siena credo sia una cosa bella, un pochino più di più ordinata, più meno sporcizia, ecco. E adesso invece passiamo a parlare di un'altra notizia, la Summer School sullo sviluppo sostenibile, che partirà il 10 settembre, un'iniziativa dell'Università di Siena che porterà nella città 30 partecipanti che si confronteranno con docenti, imprese e istituzioni su politiche e business per lo sviluppo sostenibile. Vediamo. Una Summer School sullo sviluppo sostenibile. È questa l'iniziativa dell'Università di Siena, che dal 10 al 21 settembre ospiterà 30 partecipanti, selezionati tra un totale di 146 candidature, i quali per due settimane si confronteranno con docenti, accademici, imprese e rappresentanti di enti e istituzioni per affrontare i temi delle politiche, della scienza di innovazione e dei nuovi modelli di business per lo sviluppo sostenibile. Si tratta di un'iniziativa formativa, due settimane a Siena. Siena, icona globale della sostenibilità, ospita la prima scuola estiva su questi temi e credo che sia un bel evento per chi viene, ma penso anche per la città. Bene, noi abbiamo avuto per 30 posti 150 domande da tutta Italia, l'abbiamo rivolto a esperti, giornalisti, persone che rappresentano imprese o policy makers, quindi politica, e ricercatori. L'importante è che fossero giovani e abbiamo avuto un grande ritorno e penso che sia un'iniziativa che potrà essere anche sostenuta e mantenuta nel tempo. Dunque, innanzitutto abbiamo due settimane, nella prima c'è la costruzione di una, possiamo dire, piattaforma omogenea, quindi ci saranno lezioni, interventi, soluzioni, perché molto si basa sulle soluzioni per tutti. E poi ci sono tre gruppi di lavoro, uno sulle politiche, uno sulle imprese e uno sulla ricerca e innovazione. Quindi cerchiamo anche di andare un po' più nel dettaglio, perché cosa importa oggi è non soffermarsi su analisi, ma capire quali sono le soluzioni concrete per affrontare i grandi temi sociali e ambientali di fronte a noi. Fermata alla stazione un minorenne che tentava di scappare ad un controllo della polizia, il ragazzo aveva con sé oltre 50 grammi di hashish. Vediamo. Snodo centrale per commerci, viaggiatori, lavoratori e quant'altro, ma anche punto di ritrovo per spacciatori, anzi per giovani spacciatori, considerando che il protagonista della vicenda non è neanche maggiorenne. 17 anni per la precisione, italiano, residente a San Gimignano. A distanza di un mese dall'ultimo caso, questa volta la polizia ha rinvenuto oltre 50 grammi di hashish divisi in 5 dosi. Il 17enne, una volta vista la polizia che stava facendo il servizio nei pressi della stazione, getta a terra quel che ha tra le mani e tenta la fuga scavalcando la recinzione della stazione ferroviaria. La polizia riuscirà comunque a bloccare il ragazzo ed a rinvenire la droga. Il 17enne sarà identificato e perquisito con esito negativo. Anche la casa del ragazzo sarà oggetto di perquisizione. Nella camera del minorenne la polizia troverà una forbice ancora sporca di hashish ed alcuni ritagli di plastica utilizzati per confezionare le dosi. Al termine dei riscontri il ragazzo
ragazzo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e sequestrati la droga e il materiale rinvenuto. Un episodio che avviene un mese dopo al precedente caso in cui un pregiudicato marocchino di 25 anni era stato sorpreso mentre nascondeva in una siepe circa 100 grammi di hashish. Ora le notizie della Valdelsa. A Colle Valdelsa un uomo di 33 anni è stato deferito in stato di libertà per aver rapinato un pensionato sessantenne. Sorprende il ladro poco dopo che gli è entrato in casa ed ha preso circa 70 euro. Siamo a Colle Valdelsa, dove un pensionato di 66 anni si trova faccia a faccia con chi poco prima gli era entrato nell'appartamento ed aveva rovistato in qua e là in cerca di oggetti di valore e denaro. Ma sarà magro il bottino del ladro, un 31enne palermitano già noto alle forze dell'ordine, che ammonta in tutto a 70 euro in contanti nascosti tra le pagine di alcuni libri. Tra il pensionato 66enne del ladro ci sono momenti di tensione con il palermitano che spintona via l'uomo e fugge via. Nato a Suvicille ma residente a Colle Valdelsa, l'anziano si rivolge immediatamente ai militari della stazione locale. Successivamente i carabinieri, a seguito di una approfondita ricerca, mostrano all'uomo alcuni profili di soggetti potenzialmente connessi con il furto. Il 66enne riuscirà quindi ad identificare chi lo aveva derubato la sera dello scorso 23 agosto. L'operazione condotta dai carabinieri di Colle Valdelsa in collaborazione con i militari di Poggibonsi ha portato al deferimento in stato di libertà del palermitano per rapina impropria. Spostiamoci adesso in Val d'Orcia, weekend di cultura con la Due Giorni dei Colori del libro di Bagno Vignoni, ce ne parla Lorenzo Agnelli. Tutto pronto per la nona edizione dei Colori del libro di Bagno Vignoni a San Quirico d'Orcia, al via domani fino a domenica 9 settembre. Il borgo millenario riconosciuto patrimonio UNESCO, incastonato nella suggestiva Val d'Orcia, diventa così per due giorni la casa di libri e scrittori, con le incursioni letterarie di musicisti e perfino qualche rapper. L'evento è tra i più attesi in Toscana in questo finale di stagione estiva ed ha l'ambizione di radunare tra piazzette e vicoli il bel mondo degli appassionati della lettura. Stamani a Firenze, nella sede della Regione Toscana, si è svolta la conferenza stampa di presentazione di questo speciale evento insieme all'assessore alla cultura di San Quirico d'Orcia Ugo Sani e al coordinatore di toscanalibri.it Michele Taddei, la vicepresidente della Regione Toscana Monica Barni, che ha espresso il proprio apprezzamento per questa particolare due giorni. Sì, un bel messaggio e soprattutto l'idea di far trovare i libri in un luogo dove non si trovano naturalmente, non ci si aspetta di trovarli, cioè in una piazza. In una piazza a disposizione di tutti, con tanti incontri di riflessione sulla lettura. Incontri e manifestazione che segue tutta l'attività che viene realizzata all'interno della biblioteca comunale. Ecco, questo mi sembra un bellissimo modo per condividere e per far partecipare tutta la cittadinanza sul tema appunto della lettura, sul tema dei libri. Il problema è culturale, ma è un problema anche economico per il nostro paese. E adesso apriamo la nostra pagina sportiva, amichevole in vista per la Menzana che domani a Colle Valdelsa affronterà 100 per i biancoverdi, assente Carlos Moraes, partito per giocare le qualificazioni ai mondiali con la propria nazionale. Vediamo. Dopo l'amichevole di Forlì, la Menzana è pronta a tornare in campo domani a Colle Valdelsa per un altro test, stavolta contro la neopromossa 100. Per i biancoverdi sarà assente Carlos Moraes, che ha lasciato la squadra per aggregarsi alla nazionale angolana, che dal 14 al 16 settembre affronterà il secondo round di qualificazioni africane della FIBA World Cup. «Sono un po' combattuto su questa partenza», dice il DS Marruganti. «Da una parte dobbiamo rinunciare per quasi due settimane all'apporto di un giocatore strategico nel nostro roster, in una fase delicata della preparazione. Dall'altra, sono orgoglioso di lui e voglio trasmettere tutti i miei auguri affinché possa ottenere un biglietto per i mondiali con la sua nazionale». E adesso il volley: di fronte a 3.600 persone, la nazionale italiana ha battuto la Cina con il punteggio di 3-1 nell'ultima amichevole prima del mondiale che prenderà il via al Foro Italico di Roma questa domenica. E proprio la partita di ieri, gli uomini di Blengini hanno riscaldato i motori, così come il palleggiatore Simone Giannelli che abbiamo intervistato. Vediamo. Un test match che ha chiuso quello che era il periodo degli amichevoli, adesso si fa sul serio, non si scherza più. Sì, non si scherzava neanche prima di arrivare nei ritiri. È una partita che chiude un percorso che abbiamo fatto
di un mese e mezzo, quasi due mesi su a Cavalese, dove ci siamo allenati tanto e sono contento di queste due amichevoli. Insomma, abbiamo giocato una bella pallavolo, secondo me ovviamente per fare qualcosa di bello bisogna fare ancora qualcosa di più. Oggi siamo partiti un po' così e così, e secondo me quello lì è un aspetto che dobbiamo un po' migliorare, perché poi quando parti sotto contro tutte le squadre puoi perdere i set, come è successo oggi, e anche poi le partite. Quindi un passo in avanti verso l'inizio, però comunque sono molto soddisfatto. Ecco, mondiale difficile, formula nuova, in più si gioca in Italia, insomma c'è da dimostrare il doppio. Sì, sicuramente un po' di pressione c'è, ma è una pressione che è bella, perché ovviamente se hai pressione vuol dire che hai responsabilità, e la responsabilità è una cosa molto bella. Saremo in Italia di fronte a un sacco di persone, quindi siamo felicissimi, non vediamo l'ora di entrare in campo. Ovviamente la formula è molto difficile, secondo me è più difficile rispetto a un'Olimpiade. Però insomma noi puntiamo in alto e cercheremo ovviamente di fare del nostro meglio per ottenere un gran bel risultato. Si prepara al mondiale e poi alla stagione con la maglia delle Mavillas, Gabriele Maurotti, che ieri ha inaugurato il palaestra con la maglia azzurra. Vediamo. Speravo che succedesse, che desse spazio a tutti quanti. Ci siamo divertiti, l'abbiamo affrontata nel modo migliore possibile, dopo un inizio un po' contratto, però ci stava, insomma, sono contento di come sia andata. E poi il tuo esordio anche in questo campo, te lo aspettavi così? C'era tanta gente, è stato bellissimo, mi auguro che sarà così anche durante il campionato. E, come ho detto prima, speravo davvero di poter scendere in campo e di poter giocare un po' davanti a quello che sarà il mio pubblico. Arriverai a indossare la maglia bianco-blu di rincorsa, però che annata ti aspetti? Divertente, mi auguro. La squadra è stata fatta secondo me molto bene e ci sono tutti i presupposti perché sia una buona annata. Prende il via anche la stagione della Ego Handball Siena domani alle 18:30, che affronterà al palaestra la compagine di Fondi. Ed era questa la nostra ultima notizia, vi lascio a seguire a Dilettando, a cura di Dilettanti allo Sbaraglio, e poi alle 22:15 la replica del nostro TG, mentre in tarda serata alle 23:45 potrete rivedere uno speciale realizzato proprio durante la partita della nazionale italiana di volley contro la Cina, con tutte le interviste ai protagonisti di questo match. È veramente tutto, un saluto dalla redazione di Radio Sena TV.